Dunque, buonasera, sono le 22.05, ancora in diretta con Osservatorio Antimafia in studio Massimo Bonella, Pineta Oggi TV, testata giornalistica di Venezia, in collegamento Skype con Treviso a Radio Science TV. Alla regia centrale saluto Rosario Moreno. Ciao Rosario, spero che ci sentiamo. Ci sentiamo, buonasera a tutti quanti, a tutto il condominio di Radio Saiuz, di Pianeta Oggi TV. È sempre un condominio, no Massimo? Una Certamente, trasmissione. calcolando poi tutte anche le altre emittenti web a taglio locale che ripetono questa trasmissione, quindi alla fine diventa proprio un condominio, è giusto il termine che hai adottato. Mi piace di più, lo sento più vivo, più mio, più unito. Certo. Condominio. Anzi, nell'ultima intervista, anzi, informo a tale proposito che questa sera, appunto, l'ultima intervista che mi avevi rilasciato in Piazza dei Signori notturna, dove abbiamo parlato un po' della situazione politica italiana, ma non solo, anche delle prospettive di questo progetto Radio Saius TV, Pianeta Oggi TV. Volevo dire, ecco, questa intervista verrà trasmessa anche sul digitale terrestre, quindi questa sera per tutti coloro che ci seguono dall'Alto Adriatico, vale a dire da Venezia fino giù nell'Istria e Tarvisio, per quanto riguarda più a nord, verso l'Austria, verrà trasmessa sul programma Pianeta Oggi Reporter, che è sempre condotto da sottoscritto, sulle frequenze di Videotele Carnia, intorno alle ore 23 circa, diciamo può essere 22.50 come 23.15, insomma intorno alle 23 in seconda serata. Quindi appuntamento questa sera con Pianeta Oggi Reporter, ci sarà appunto l'intervista al nostro Rosario Moreno, che è anche editore di Radio Science TV. Alle 22.07, quindi noi proseguiamo con, anzi, più che proseguiamo, iniziamo con Osservatorio Antimafia. Allora, prima di tutto una notizia che riguarda sempre coloro che ci seguono dall'Alto Adriatico, più, diciamo più particolare dal Veneto, in particolar modo dal Veneto, perché c'è un appuntamento da non perdere dove si parlerà di tutela ambientale. Infatti ci sarà una importante conferenza a Volpago del Montello, siamo in provincia di Treviso, con il noto ambientalista, consigliere regionale Andrea Zanoni, che è stato anche, lo ricordo, europarlamentare. E si parla del piano cave, nuova legge e impugnativa del governo per incostituzionalità. Quindi domani incontro a Volpago del Montello con il consigliere regionale Andrea Zanoni. Allora, dov'è che si tiene questa conferenza? L'appuntamento con cave di casa nostra è per domani sera 20:30 a Volpago presso l'auditorium comunale in piazza Ercole Bottani 4. Quindi ve lo ripeto, allora appuntamento presso l'auditorium comunale in piazza Ercole Bottani 4 a Volpago del Montello. Quindi Andrea Zanoni, ci sarà anche la nostra emittente, previste interviste, immagini, eccetera. Ed ora veniamo al vivo della nostra trasmissione a Osservatorio Antimafia, sempre in sostituzione, lo ricordo, di Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Adesso vedremo un po' con settembre-ottobre se al posto mio ci sarà un nuovo conduttore oppure verranno ripristinati Antonella e Ugo Lombardi. Vediamo un attimino come ci organizzeremo. Nel frattempo io sono qui che faccio, tra virgolette, da supplenza, ecco, diciamo così. Allora, andiamo avanti quindi con la rassegna stampa. Iniziamo, scusate, con la rassegna stampa. Taglio primo su antimafia2000.com abbiamo una serie di articoli molto importanti, però subito vi vorrei far zoomare l'attenzione sulla zona della home in alto a destra, perché c'è un grande banner dal titolo Il quotidiano, La Repubblica e la trattativa Stato-mafia. Ezio Mauro chiarisca di Saverio Lodato. Quindi basta che cliccate qui e vedete un po' anche altri articoli di questo importante giornalista di Antimafia 2000 che scrive per Antimafia 2000, Saverio Lodato. Poi andiamo in centro, nella parte centrale, troviamo allora le trattative di Antonio Ingroia fa tappa a Palermo.
Questo è un articolo di Davide De Bari, c'è anche un filmato, fotografie, e quindi vi invito a cliccare e leggere il tutto. Poi a seguire Salvatore Borsellino di Matteo ha subito vilipendio e oltraggio di Savino Percocco. Anche qui abbiamo un filmato e fotografie. Poi ancora la mappa della mafia trapanese del latitante Matteo Messina Denaro di Francesca Panfili. Don Ciotti, porterò a Salvini una maglietta rossa di Lorenzo Baldo. Pentito Arturi al processo 'ndrangheta stragista, siciliani volevano appoggio per destabilizzare lo Stato di Francesca Mondin. E dopo c'è una serie di articoli in primo piano, potremmo dire in primissimo piano sulla parte sinistra della homepage, e iniziamo con questo: il caso Matacena dell'Utri non depone al processo Scajola e su di lui potrebbe aprirsi una nuova inchiesta. Articolo scritto da Aaron Pettinari. Poi ancora un altro, Giuffrè al processo su Messina Denaro, contatti tra P2 e Cosa Nostra trapanese. Riina a denti stretti era d'accordo, sempre di Aaron Pettinari, che ricordo è il caporedattore della testata antimafia 2000.com, da dove noi estrapoliamo questa rassegna stampa. Poi ancora i mandanti esterni della strage di Via D'Amelio di Giorgio Bongiovanni, un altro articolo molto interessante che io suggerisco assolutamente di leggerlo. Sono un po' tutti interessanti, comunque uno più interessante dell'altro, devo essere sincero. Veniamo al processo Borsellino Quater. Su Via D'Amelio il più grave depistaggio della storia. Depositate le motivazioni della sentenza, disegno criminoso degli investigatori di Aaron Pettinari. E insomma, non c'è da stare tranquilli con queste informazioni che apprendiamo. Andiamo avanti, taglio medio, il docufilm Avanti Mafia di Saverio Lodato, il video completo della presentazione del libro A casa professa a Palermo, che ricordo c'eravamo anche noi in questa presentazione, abbiamo dedicato una trasmissione di Pineta Oggi Reporter, quella che va anche sul circuito del digitale terrestre, con delle interviste molto interessanti, molto importanti, iniziando subito con l'esclusiva nazionale, intervista a Nino Di Matteo, PM di Palermo, che ha condotto il processo Stato-Mafia. E a seguire poi l'intervista a Saverio Lodato, questo bravissimo giornalista che scrive per Antimafia 2000, poi alla nota attrice che purtroppo l'ora tarda mi fa, adesso mi sfugge, anzi chiedo aiuto alla regia se mi fa ricordare il nome, e alla fine anche ai ragazzi delle Agende Rosse, vale a dire l'Adriana Agnani con Armando Carta, molto attivi nel sociale, molto attivi proprio su questa organizzazione delle Agende Rosse. Poi Lunetta Savino, ecco il nome che non mi ricordavo, c'è anche questa intervista alla nota attrice Lunetta Savino, sempre lì appunto a casa professa. Allora, ecco, ringrazio Rosario che me lo stava appunto per scrivere qui nella chat. Allora, di ricorrenze delle stragi potremmo continuare ancora a parlare perché a breve, il 19 luglio, abbiamo la ricorrenza della strage di Via D'Amelio e ci saranno una serie di conferenze che partiranno già da martedì 17 luglio per poi concludersi il 19 con una giornata veramente ricca di appuntamenti, ma su questo ci arriviamo dopo perché vi faremo l'elenco di tutti gli appuntamenti. Allora andiamo sulla rubrica Mafia News, dunque intercettazioni, c'è lo stop del governo alla riforma, poi caso scorte di Battista Salvini, la levi subito a gente come Boschi e Bruno Vespa. Poi ancora bella questo articolo qua da vedere, insomma. Allora, poi 'ndrangheta per Papalia, detenzione di una casa di lavoro.
Andiamo alla rubrica Terzo Millennio. Unione Europea, la reale, tra parentesi, invasione, tra virgolette, degli stupefacenti, di quella gonfiata, tra parentesi, dei migranti, di Piero Innocenti. Appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti italiani, rompiamo il silenzio sull'Africa. Ecco, questo articolo vi ricordo che la settimana scorsa ne avevamo dato lettura per intero. Poi ancora, dall'estero, 15 anni e un giorno, di George Almendras. E andiamo avanti con le opinioni, sezione opinioni. Don Ciotti, magliette rosse contro la perdita di umanità, da libera.it. Poi ancora, è bastata una maglietta rossa, di Salvo Vitale. In nome di quale Vangelo, lettera a Salvini da un colombiano, di Teresino Serra. E poi abbiamo l'altra sezione di La Tua, che trovate sempre nella home page di antimafia2000.com. dunque, il trionfo dell'ignoranza, di Salvo Vitale. Brancaccio, alzati, l'appello di Maurizio Artale dopo l'atto intimidatorio di martedì 3 luglio 2018, di Maurizio Artale. Da Ilaria Alpi a Roberto Morione, raccontare, svelare, capire. E dopo abbiamo anche la rubrica, scusate, la categoria alternativa Pandora TV. Giulietto Chiesa, l'emigrazione non si ferma se non si cancellano le cause. Questo è tratto da PandoraTV.it, l'emittente web diretta da Giulietto Chiesa. Andiamo avanti sempre da Pandora TV, Requiem per l'Europa, questi sono filmati. Giulietto Chiesa, YouTube all'attacco di Pandora TV. E qui infatti ci sono dei problemi, anche qui vi invito a cliccare ad ascoltare quello che sta succedendo, perché sembra che gli abbiano, anzi non sembra, gli abbiano bloccato il canale, cioè non riescono più a caricare dei contenuti perché YouTube glielo impedisce. Stessa cosa che è successo anche a noi per quanto riguarda Science TV. Ecco, su questo poi magari ci ritorneremo solo, perché è una cosa che fa abbastanza riflettere, riteniamo una cosa che, insomma, che sia abbastanza grave. D'altronde i gestori di YouTube potrebbero anche dire: oh, voi siete a casa nostra e quindi dovete attenervi a quello, alle nostre regole, e quindi noi siamo a casa nostra, possiamo fare quello che vogliamo. Vorrei dire che di fronte a questa situazione, innanzitutto, allora la rete non è più libera, primo, si parla tanto di rete libera o meno, eccetera, e secondo, provvederemo a trasmettere su altre, una volta si diceva nel terrestre, su altre frequenze. Ecco, un po' una cosa simile, ci sposteremo su dei server che sono nostri, così possiamo fare, decidere come vogliamo noi, poi sta ai telespettatori cogliere quali sono i canali più o meno interessanti. Insomma, Massimo, scusami un attimo una cosa. Prego, ti stavo per chiamare in causa, infatti. Allora, ecco. Lì il problema con YouTube è questo, che tu basta che sembri che trasmetti qualche cosa che non vada bene, ti citano o per copyright o perché stai trasmettendo una cosa che non va bene. Noi non possiamo più fare per 90 giorni lo streaming su YouTube, perché dicono che abbiamo violato il copyright. Mi devono spiegare quale copyright, perché io trasmetto solo trasmissioni nostre. Noi postiamo tutto sotto licenza Creative Commons, quindi io ancora devo capire. Solo che il problema è che quando ti arriva quell'email lì, tu non hai potere di contestazione, perché dice ti ho tolto per 30, per 90 giorni. Comunque io suggerisco sempre ai nostri amici per seguirci, oltre ai siti eccetera eccetera, ho ripristinato momentaneamente il media server, ok, sciencemedia.it, dove troveranno, e sto rimettendo, tutte le nostre trasmissioni, dove potranno trovare tutte le nostre dirette, quando ci potranno vedere direttamente dal media server con le nostre dirette, e ci sono anche tutte le web radio e le web tv del network presenti su questo media center. Ovviamente ho messo anche tantissime televisioni del digitale terrestre che si possono mettere, che sono in rete, sono collegabili,
e che uno si può vedere. Sono emittenti per la maggiore, piccole emittenti locali un po' sparse per l'Italia. Benissimo. Troveranno una vastissima, diciamo, come devo dire, insomma, una volta che sono là dentro, non avranno che da scegliere cosa guardare. E io sto continuando a mettere, perché ho dovuto ripristinarlo, tutte le nostre puntate di quest'anno, del 2018, scusatemi, e in più potranno vedere lo streaming in diretta nei canali sia nostro che di Modena Noi TV, che è l'altra emittente di Modena che fa parte del network, che è un emittente sportivo, culturale, eccetera, insomma, che parla tutta della città di Modena, eccetera. Quindi non... è fatto bene a ricordarlo, ecco, lo ricordiamo. Perché questo? No. Sono stato costretto a ripristinarlo per il semplice motivo, perché non potendo più fare lo streaming almeno per 90 giorni su YouTube. Però noi non è che ci fermiamo, perché gli amici ci possono vedere oltre che dal Media Center, anche da Facebook, da Periscope, da Twitter, dal nostro sito, cioè la gamma, la scelta è ampia, non è che ci fermiamo lì. Insomma, ricordiamoci, 11 web radio che stanno trasmettendo questa diretta, la web tv di Radio Saiuz che trasmette questa diretta, in più presente sempre che in diretta su Periscope, su Twitter, su Facebook. Fate voi. Ecco, perfetto. Scusami, quindi, se no, sono intervenuto, volevo specificare. Comunque, saiuzmedia.it, e non vi dimenticate il saiuznews.it per la nostra rivista mensile, perché abbiamo anche una rivista mensile che sta crescendo. Esatto, ecco, quindi ripetiamo questi due siti importanti, no? saiuzmedia.it e saiuznews.it. Sì, perfetto. Ecco, quindi ho fatto bene prima a spiegare questo concetto. Bene, se lì siamo a casa di loro e fanno quello che vogliono, allora noi ci organizziamo con i nostri impianti. Noi andiamo avanti comunque senza nessun problema, non abbiamo problemi di sorta, insomma, per quanto riguarda. Ognuno fa le proprie scelte, ovviamente hanno una loro policy all'interno di questi sistemi, quindi noi rispettiamo la policy di questi sistemi e le loro scelte, perché non lungi da me stare a criticare e a buttare fango su nessuno. Loro hanno una policy. Ovviamente voglio solamente ricordare agli amici di YouTube, quando mettete un copyright su Radio Sites, noi mandiamo soltanto le nostre trasmissioni. Quindi no, non saprei quale violazione avrei fatto. Cioè, mi sono fatto la violazione da solo. No, sono loro che fanno un torto a te, vanno a bloccare un tuo lavoro. Sì, ma il fatto è che sai che cos'è? Che molte volte loro lo fanno anche su segnalazione di qualcuno, gli stai sulle scatole, questo segnale che tu stai violando il copyright, e loro bloccano subito e poi dopo se ne parla. Secondo me anche questo può essere. Però bisogna verificare. E vedi Pandora TV, perché Pandora TV è stata bloccata, non è stata bloccata il copyright, ma perché sembra, perché abbia mandato quel documentario su Stalin, quelle cose lì, se non sbaglio. Basta, comunque andate a guardarvi il video di Giulietto Chiesa che vi spiega bene il concetto. Sì. Esatto, sì, perché lui spiega anche perché, insomma, non era da bloccare quel video assolutamente. Lì c'era stato, cioè, proprio come diceva il titolo qui che ho letto prima nella rassegna stampa, no? Adesso lo vado a riprendere, no? Cioè, Giulietto Chiesa, due punti: YouTube all'attacco di Pandora TV. Qui c'è un attacco contro Pandora TV da parte di YouTube, sostanzialmente. Cioè, insomma, voglio dire, le cose, ecco, non sono chiare. Allora ci spostiamo su spazi indipendenti nostri, e quindi da lì poi trasmettiamo le nostre, le, appunto, e sottolineo, le nostre produzioni, non quelle degli altri, dove non ci sono copyright. Ecco, noi quando mandiamo qualcosa di Pandora TV, perché abbiamo l'autorizzazione da Pandora TV. Ah, certo, in quel caso lì sì. Di Pandora TV. Tutto quello che va in onda di altri emittenti, diciamo, con i propri loghi, tante cose, è una nostra politica di avere questa apertura con le altre emittenti, con altri colleghi, soprattutto emittenti locali, emittenti freelance, emittenti indipendenti, emittenti, ecco, di taglio di questo tipo. Allora, è perché abbiamo dei accordi ben precisi, come ad esempio con Pandora TV, questo, giusto che
è un'altra cosa che volevo comunicare. Ultimamente, se fate caso, cari amici, quando vedete un video passare in alto sulla destra guardando il video, noterete che se è qualcosa di Pandora TV viene scritto Pandora TV, se è qualcosa di Radio Science, se è il sito di Radio Science, se è di Pianeta OGTV, di Pianeta OGTV viene scritto su in alto a destra sul video. Quindi io specifico anche quando mando il video di chi è. Certo, sì, citare la fonte, ma soprattutto sottolineare che noi in più abbiamo un accordo con queste altre emittenti o testate, insomma. Benissimo, 22:26, allora io direi di andare avanti con Osservatorio Antimafia, poi faremo la rassegna stampa anche della nostra testata pianetaaudiotv.net e quindi andremo in conclusione. Allora, vediamo di soffermarsi un attimo per quanto riguarda il 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, Palermo, dal 17 al 19 luglio. Allora, come tutti gli anni, intanto voglio dire che all'interno della testata Antimafia 2000 trovate tutto il programma dettagliato con gli orari eccetera, quindi vi potete organizzare se volete scendere a Palermo a partecipare, che infatti più siamo e meglio è, insomma. Sono state delle stragi terribili queste qui, che sono indimenticabili praticamente. Allora, tutti gli anni dal 2009, anche quest'anno ci troviamo a Palermo insieme a Salvatore Borsellino in occasione del 19 luglio, 26esimo anniversario della strage in cui persero la vita Paolo Borsellino e 5 dei suoi agenti di scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina e Vincenzo Limuli. La manifestazione si articolerà su 3 giorni con una serie di iniziative. Ci sarà dunque martedì 17 luglio, via della Vetriera 57 a Palermo, allora alle ore 17, terzo compleanno della casa di Paolo, ore 18, quarta edizione del triangolare di calcetto La legalità scende in campo, facoltà di giurisprudenza, via Maqueda 172 a Palermo, ore 20:30, convegno promosso da Antimafia 2000, Paolo Borsellino, pezzi mancanti di una strage annunciata. Questo è il titolo di questo importante convegno. Dunque, convegno che si terrà presso la facoltà di giurisprudenza, via Maqueda 172 a Palermo, inizio ore 20:30. L'ingresso è come sempre gratuito, non si paga niente. In effetti Antimafia 2000 non fa mai pagare niente. Mercoledì 18 luglio, ore 17, presentazione del libro della ciclostaffetta L'agenda ritrovata, il diario. Ore 21 ci sarà la chianata salita in notturna al Monte Pellegrino, partenza da Via D'Amelio, alle ore 23 veglia in Via D'Amelio. Poi 19 luglio, che è giovedì, Parco Uditore a Palermo, ore 9 piantumazione di alberi in memoria di Agende Rosse, e siamo al Parco Uditore. Poi alle ore 15 Via D'Amelio, interventi dal palco in Via D'Amelio, le nuove generazioni respireranno il fresco profumo di libertà? La domanda è. Dunque, concorso Laura Borruso, un giorno questa terra sarà bellissima. Ore 16:58, minuto di silenzio. Ore 18, presentazione del libro La Repubblica delle Stragi. Intervengono Salvatore Borsellino, Roberto Scarpinato, Giovanni Spinosa, Fabio Repici e Giuseppe Lobianco. Ore 19:30, video con materiale inedito, nuove ipotesi sul furto dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Quindi, maggiori informazioni, entrate su antimafia2000.com e trovate questo programma che va appunto dal 17 al 19 luglio, pieno di iniziative molto interessanti. Ed ora, in finale, arriviamo alla nostra rassegna stampa di Pianeta Oggi TV,
C'è un flash, Mestre Venezia, continua la maxi retata della polizia contro i delinquenti spacciatori in zona stazione ferroviaria. Praticamente da ieri, dalle primissime ore del pomeriggio, intorno alle ore 14, 14 e 30, è partita una maxi operazione dove hanno arrestato decine e decine di personaggi squallidi, spacciatori, che praticamente avevano assediato, si può dire, la città, gli stessi, come dire, gli stessi abitanti, i residenti, avevano paura, insomma, non vivevano bene, coloro che avevano, insomma, gli esercizi aperti, bar e quant'altro, non lavoravano più bene, insomma, c'era sempre questa paura, insomma, cioè, veramente la città era in forte sofferenza. E dunque, c'è stata una forte risposta molto determinata da parte dello Stato che ha fatto un po' piazza pulita di questa gentaglia che spacciava droga. Pensate che addirittura veniva questa droga qui, in modo particolare parlavano di eroina, veniva nascosta nei punti più impensabili, cioè addirittura all'interno delle cassette della posta degli ignari cittadini, e all'interno ci mettevano la droga. Ma pensate che roba! E poi questi personaggi erano praticamente alla luce del sole, tutti li vedevano perché erano all'interno, all'inizio delle stradine secondarie, sempre lì fermi notte e giorno, e che osservavano dappertutto, perché il sottoscritto ha fatto anche alcuni giri da quelle parti per vedere questa situazione, e insomma si vedevano questi personaggi di colore fermi lì all'inizio delle stradine, che se tu li guardi, loro poi ti guardavano anche con aria minacciosa, e quindi voglio dire, sino anche padroni quasi loro della città. Dunque, ieri c'è stata questa maxi retata, si parla di 40-50 arresti, però questa retata sta ancora continuando comunque. E si sono impiegati più di 500, sono stati impiegati più di 500 uomini della Polizia di Stato, con anche l'uso di due elicotteri. Tutte le strade laterali al corso principale, cioè via Piave, sono state bloccate dalle volanti, e bloccata anche via Trento, e quindi praticamente da lì hanno iniziato tutti gli arresti. Soddisfazione oggi da parte dei residenti della zona. Quindi questa, ripeto, è stata una ottima risposta da parte dello Stato italiano contro questi spacciatori di droga. Andiamo avanti. Sempre a taglio primo c'è un articolo tratto da Antimafia 2000, perché ricordo Pineto GTV è in collaborazione con la testata Antimafia 2000, dal titolo Rapporto Ecomafie, un business da 14 miliardi. Nel 2017 è cresciuti il numero di arresti ed inchieste, a cura della testata Antimafia 2000. Poi ancora, i mandanti esterni della strage di Via D'Amelio, a cura di Giorgio Bongiovanni, direttore della testata Antimafia 2000. Poi c'è un piccolo flash dove informiamo che ci sono delle anomalie climatiche nel mondo, in modo particolare colpiti il Canada e il Giappone. In Giappone ci sono decine e decine di vittime. Poi ancora i giovani che sono stati salvati dalla grotta in Thailandia. Ricorderete questi giovani sportivi che si erano inoltrati con il loro allenatore all'interno di questa grotta, poi si è allagata, sono rimasti bloccati su uno spazio. Comunque ora stanno tutti bene, sono stati tirati fuori, è finito questo incubo che durava da diversi giorni. Poi abbiamo un articolo molto interessante che merita di leggere, dal titolo Citazione del capo indiano,
Leon Schenandoad, citazione del capo indiano: l'uomo talvolta crede di essere stato creato per dominare, per dirigere, ma si sbaglia. Egli è solamente parte del tutto. La sua funzione non è quella di sfruttare, bensì è quella di sorvegliare, di essere un amministratore. L'uomo non ha né potere né privilegi, ha solamente responsabilità. Nascere uomo su questa terra è un incarico sacro. Abbiamo una responsabilità sacra dovuta a questo dono eccezionale che ci è stato fatto ben al di sopra del dono meraviglioso che è la vita delle piante, dei pesci, dei boschi, degli uccelli e di tutte le creature che vivono sulla terra. Noi dobbiamo prenderci cura di loro. Questo è tratto dal libro Il Grande Spirito parla al nostro cuore. E qui abbiamo anche dei link che potete poi cliccare per approfondire questa cosa qui. Poi abbiamo un altro articolo, siamo a taglio medio-basso, Migranti, appello di Alex Notelli ai giornalisti italiani. C'è un'informativa da parte di RST Saius, Pianeta Oggi TV All News, Radio Saius TV, la collaborazione, praticamente un po' spiegata la collaborazione che c'è tra le due emittenti. Poi ancora la musica è cambiata, lo stato dietro via da meglio. E ritorniamo di nuovo ad un altro articolo sempre estrapolato da Antimafia 2000.com. Questo articolo è stato scritto da Saverio Lodato. Poi abbiamo alcuni settimanali molto interessanti di Pianeta Oggi Report, cioè quelli che vanno anche sul digitale terrestre. Quindi vi segnalo ad esempio questo dal Friuli Venezia Giulia, intervista al noto ambientalista, artista Renzo Bortolussi, presidente dell'associazione Acqua, acquaint.it, il sito internet per maggiori informazioni. Poi ancora l'altro settimanale, Pianeta Oggi Reporter, intervista allo scrittore Mauro Tonino. Presente c'era anche, cioè, scusate, era presente anche a Pordenone Viaggia. E nell'occasione c'è stata la presentazione del libro dal titolo Rossa Terra, in collaborazione con RST Saius di circuito RTV Interregionale Terrestre. Redazione e conduzione a cura del sottoscritto. Poi ancora un altro settimanale molto interessante perché c'è un'intervista esclusiva al noto scrittore alpinista Mauro Corona. Poi a seguire un'altra intervista, un'intervista sempre ad un altro personaggio noto a livello nazionale, Licia Colò, un volto noto della televisione italiana. E poi ancora il settimanale a taglio ormai basso, che riguarda la presentazione, che si parlava prima, del libro di Saverio Lodato dal titolo Avanti Mafia. Quindi c'è appunto l'intervista esclusiva al PM di Palermo Antonino Di Matteo e a seguire l'intervista a Lunetta Savino, nota attrice. E quindi allo scrittore e giornalista Saverio Lodato e ai ragazzi della scorta civica Adriana Agnani e a Armando Carta, in collaborazione sempre con tutto il circuito interregionale del digitale terrestre e con RST Sais di Treviso, dove appunto ci state ascoltando, perché non è solamente Radio Sais, ma anche TV Sais. Questo è quanto. Insomma, vi possiamo dire. Sono le 22:38. Volevo vedere se avevamo magari qualche aggiornamento importante da darvi in diretta, ma non ce ne sono. Allora, vi ricordo ancora una volta, domani sera l'appuntamento da non perdere a Volpago del Montello per quanto riguarda il piano cave, nuova legge e impugnativa del governo per incostituzionalità. Domani incontro a Volpago del Montello con il consigliere regionale Andrea Zanoni, che ricordo è stato anche europarlamentare. Allora, l'appuntamento con cave di casa nostra si svolgerà a Volpago del Montello, come ho già detto, presso l'auditorium comunale in piazza Ercole Bottani numero 4. E con questo alle 22:39
Termina qui il nostro approfondimento osservatorio antimafia. Io vi ricordo quindi di rimanere sempre sintonizzati qui a Radio Science TV, perché avete un'informazione che la potremmo chiamare la vostra linea diretta, sostanzialmente, oltre anche una bella musica inedita, eccetera. Allora, io ringrazio per la regia Rosario Moreno, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, da Massimo Brunella, una buonanotte a tutti.